Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi la vostra Gloria vi ha portato un argomento molto molto interessante che mi avete anche richiesto su Instagram perché sta spopolando su TikTok la matrice del destino e oggi vi racconterò che cosa ne ho capito, che cosa ho imparato, che cos'è soprattutto e cercherò di darvi in questo video informazioni utili per riuscire a comprendere, a creare la vostra matrice del destino e leggerla per quanto sia possibile, ovviamente perché è un argomento un po' particolare. Se è molto difficile capirci qualcosa. Ho cercato di studiare in queste settimane, un po' l'argomento e ci ho capito qualcosa, anche se è un argomento molto molto vasto, ampio, ci vogliono delle competenze, ci vogliono un sacco di cose. Però qualcosa sono riuscita a capire e cercherò in questo video di farvi capire anche a voi quello che ho capito io e riuscire più o meno a leggervi la vostra matrice del destino. Ovvio che quello che vi dico in questo video sono tutte cose che ho estrapolato da varie persone e che ho personalmente appreso durante questo percorso di studio, chiamiamolo così. Nelle ultime settimane la vostra Gloria è stata presissima da questo argomento, come potete vedere ci sono un sacco di appunti. Vi racconto che cosa è successo per farvi capire ed entrare con me nel mondo della matrice del destino, perché detta così uno può dire sì, che cos'è? Ero su TikTok e mi è capitato di mettere dei like a TikTok un po' più mistici, però è da inizio anno che mi escono delle persone in particolare che hanno iniziato a parlare di questo argomento, matrice del destino. Siccome come sapete, io sono un'appassionata di tutto ciò che riguarda il mondo esoterico e la lettura delle carte, l'astrologia. Sapete che ho sia una parte molto razionale che una parte molto molto spirituale, molto molto più aperta. E ho capito anche perché, grazie alla matrice del destino, sono un po' così bipolar. Niente, ho iniziato a guardare questi TikTok e vedevo queste ragazze che condividevano questo nome, appunto, matrice del destino, con dei numeri a caso. Cosa vuol dire? Come si calcola? Che cos'è? A quanto ho capito, questa matrice del destino si sviluppa calcolando i numeri della data di nascita in una serie di conteggi che vanno a ricreare questa matrice, quindi questo disegno con tutti i numeri in giro, per dirvela stretta stretta. In base a questi numeri si va a leggere quella che è la persona che è descritta in quei numeri. E quei numeri che cosa sono? Sono semplicemente numeri legati alle energie che ci distinguono. Per capire meglio, ho dovuto fare diverse ricerche perché io stessa, come vi dicevo prima, ho una parte molto razionale, anche molto scettica, e una parte che è completamente l'opposto. Quindi sono andata a fare delle ricerche, ho cercato nei commenti. All'inizio nessuno diceva come calcolare questa matrice del destino, nessuno diceva il sito internet da utilizzare per aiutarsi a calcolare la matrice del destino, perché non è che si tratta di tre numeri, non è che si tratta di calcoliamo l'ascendente, non c'entra niente. È un calcolo veramente molto molto complicato da fare e noioso e palloso a mio avviso. Quindi c'è questo computer, ci sono questi software online che lo fanno al posto tuo. Questi software online purtroppo però sono russi per la maggior parte, perché a quanto ho capito questa matrice del destino, boh, è nata lì. Ovviamente io quello che dirò in questo video sono cose che ho capito dal web, cose che ho compreso dal web da diverse persone. Se c'è qualcuno che è ferrato sull'argomento, per favore scrivi nei commenti per aiutarmi a capire, aiutarci a capire meglio questa matrice del destino. Ho scoperto che queste persone che effettuano il calcolo e la lettura della matrice del destino provengono tutte dalla Russia, proprio perché da lì parte la lettura della matrice del destino e i corsi per imparare a leggere. La prima cosa che ho appreso è che non potevo imparare questa cosa. Si tratta di corsi che vengono effettuati in russo e io purtroppo non conosco il russo, però ci sono un sacco di ragazzi su TikTok ucraine che hanno effettuato questo corso e che adesso stanno spargendo la voce, il verbo della matrice del destino, e sono molto contenta di questo perché ce n'è una in particolare che consiglio e che vi lascio nell'info box e mi sono un po' affezionata a lei perché mi piace un sacco il suo modo che ha di spiegare questa cosa ed è l'unica che mi ha fatto capire effettivamente che cosa significano i numeri all'interno di questa matrice. Questa è una matrice del destino. Uno può ottenere questa matrice del destino, anzi, se volete che ve la faccia, fatemelo sapere, ve la posso mandare su Instagram. Esiste anche in matematica, sarebbe un cerchio chiuso con all'interno tanti numeri e rappresentano la vostra vita, il vostro compito, le vostre attitude, il vostro carattere, le vostre vite passate, il rapporto col partner o un potenziale partner. Riguarda la vostra vita, ma in ambito energetico. Non solo la matrice del destino è composta da numeri, ma sono numeri che vanno letti in diversi modi, ma queste ragazze su TikTok hanno spiegato che possiamo leggercela noi comuni mortali attraverso la lettura degli arcani maggiori. Per capirci qualcosa, anche io stessa ho iniziato proprio a tradurmi
i numeri. Ho preso il mio libro, questo qua è un libro che mi ha regalato la Lu tempo fa perché sapeva che mi volevo iniziare a leggere i tarocchi. Questo qua è di Jodorowsky, La via dei tarocchi, è un librone pazzesco con all'interno tutte le spiegazioni degli arcani. Quindi mi sono calcolata la mia matrice del destino e ho iniziato a leggere le varie energie. Ovvio che all'inizio leggevo ma non capivo, cioè non capivo la lettura delle carte legata alla mia matrice del destino. Su TikTok ho iniziato a guardare i video di questa ragazza e in ogni video metteva delle spiegazioni, ad esempio su coda karmica e tutte queste cose qua. I primi tre numeri che vediamo sono i tre numeri che compongono la nostra energia appena nasciamo. Di nascita abbiamo quell'energia là, tante volte esce fuori il numero della data di nascita. Io ad esempio ho il 21, se siete nati il 23 dovete fare 3 più 2, io ho il 21 quindi sono ancora dentro. Gli altri due appunto sono legati sempre all'energia iniziale che abbiamo quando nasciamo. Le due laterali sono invece legate al padre e alla madre, quindi l'energia maschile e l'energia femminile, o comunque le due energie che ci hanno cresciuto, perché come vi dicevo è molto complicato spiegare, ma vi giuro che ogni numero vi riesce a spiegare la vostra vita, quello che state passando in questo momento, quello che passerete, l'energia che vi accompagnerà in quel periodo della vostra vita, perché è tutto un calcolo matematico. Come se voi nati in quel giorno, in quella data, nascendo voi siete soggetti a quell'energia di quel momento in cui siete nati. La mia parte scettica ha iniziato a dire: com'è possibile che io nasco il 21 agosto del 90 e quell'energia, quei numeri e quell'energia determina chi sono? È possibile semplicemente perché quei numeri sono legati, come vi dicevo, alle energie, come se fossimo soggetti a quel tipo di energia in quel momento. Quindi da lì si sviluppano tutti dei calcoli, appunto nella matrice del destino, che vanno a influenzare le nostre decisioni, la nostra vita, il nostro percorso, i nostri talenti, quello che insomma fa parte anche del nostro carattere. Ma proprio perché siete scettici, vi giuro che questa cosa mi ha sconvolto. Io ogni volta che leggevo cercavo di tradurmi da sola i numeri, a capire come, perché, le date, i momenti in cui è successo che cosa, se erano legate energie di quel tipo in quel momento, per vedere se è vera questa matrice, perché ogni bordo esternamente, in tutti i bordi, sono i numeri dell'età con le energie legate a quell'età. In determinate età di traumi, cose che ho vissuto e che ho avuto, cambi vita, bla bla bla, ho letto l'energia legata in quel periodo e vi giuro che mi ha fatto piangere da quanto era precisa, ma proprio precisa, anche quello che stavo passando dentro, come mi sentivo, precisa. Quindi questo è per gli scettici che potrebbero dire: vabbè, sia un po' come l'astrologia, vai a leggere il tuo ascendente. Raga, vi giuro che tutto torna. Queste energie che abbiamo detto prima, quelle laterali, sono legate ai genitori o comunque alle persone che ci hanno cresciuto, persone che ci hanno influenzato energeticamente, che ci hanno accompagnato nella crescita e lo sviluppo del nostro carattere, del nostro io interiore. Non solo, nella matrice del destino, come vedete, ci sono anche dei colori, dei numeri sono legati ai colori. Questo vuol dire che quell'energia di quel colore è legata al chakra. Ad esempio il numero di nascita 21 è legato al viola, prendiamo per esempio la mia matrice del destino, e il viola è il chakra della mente, il settimo chakra, ed è la correlazione tra la persona e il cosmo, quindi il nostro numero iniziale con chakra viola. Poi abbiamo il 3 blu, quindi del terzo occhio, che ha la funzione della capacità e dell'equilibrio psico-spirituale. Ed infine dei tre numeri iniziali, delle energie iniziali, come vediamo, abbiamo il 9 azzurro, che è legato al chakra della gola, il quinto chakra, che ha la funzione della capacità di espressione. Quindi queste sono le nostre tre energie iniziali e sono molto importanti. Che cosa possiamo fare per iniziare a capirci qualcosa? Aprire il nostro libro, per quanto mi riguarda, poi se sapete il significato di ogni tarocco degli arcani maggiori a memoria, buon per voi. Io apro il mio libro e vado a leggere il significato. Il 21 è la carta del mondo, come vediamo, che è realizzazione totale, il significato in generale, però non ha come unico significato il significato degli arcani maggiori. Per noi, se vogliamo iniziare a capirci qualcosa, possiamo leggere la spiegazione tramite gli arcani maggiori, però non è completa, cioè lo studio di questa matrice del destino è molto più fitta e profonda di così. Certo che gli arcani maggiori ci possono dare un'infarinatura, infatti io dal mio numero di nascita ho capito tante cose. La carta del mondo, ad esempio, è una carta, per quanto mi riguarda, bellissima secondo me, ma è un'arma a doppio taglio, ecco perché ho questo
mix cose. Alcune interpretazioni di questa carta sono, ad esempio, girare per il mondo, realizzazione delle potenzialità, successo, riunione, donna ideale, pienezza, realizzazione, lieto fine, nascita, come sono nato, domande esistenziali, clausura, senso di fallimento, egocentrismo, realizzazione dell'androgeno spirituale, uovo cosmico, realizzazione dei quattro centri, perfezione finita, universo arrivato al limite. La carta del mondo rappresenta tutte queste cose che ovviamente andranno poi lette a seconda della persona alla quale è legata quell'energia. Noi nasciamo con queste energie. La vostra energia attuale di base di vita è quella del centro, l'energia che fa parte di noi, ok? Quella che tendiamo ad essere. I numeri invece che stanno in alto sono legati alle energie del talento, dei talenti. Se leggiamo il significato di questi tre numeri, riusciamo a capire in cosa siamo bravi, in cosa tendiamo ad essere più bravi, più performanti, quello che possiamo sfruttare per riuscire bene nel nostro intento di vita, ok? Io ovviamente non ne so, non ho studiato, non ho fatto un corso, vi sto dicendo quello che ho capito io. I tre numeri che vediamo invece in quella parte centrale sono legati all'amore e ai soldi, partner e economia. Se noi sfruttiamo quell'energia, nell'ambito ad esempio dei soldi abbiamo quel numero, se ne sfruttiamo quell'energia capiamo come cavalcare l'onda, ok? Che vi può portare al successo economico, mentre gli altri numeri che vediamo sulla linea del cuore sono le energie legate al partner ideale, quindi quello che potrebbe andare d'accordo con noi, essere propenso ad avere una relazione con noi nella quale potremo trovare punti di incontro e vivere felici e contenti, non per sempre, perché niente per sempre. Mentre adesso entriamo in un argomento molto interessante. Abbiamo parlato della coda karmica, quella coda di numeri, quindi quei tre numeri sul fondo. In teoria la matrice del destino si divide in due parti. La parte soprastante, la parte sopra, si legge in positivo, quindi tutte le energie che stanno sopra, da metà in su, sono lette in positivo. Nella parte inferiore invece tutti negativi. Negativi nel senso che i numeri che stanno in questa coda sono da leggere in negativo. Ad esempio, torniamo alla carta del mondo. Se io avessi avuto il 21 anche nella mia coda karmica come numero energetico, uno dei tanti significati, perché ripeto che ovviamente non si leggono solo gli arcani maggiori, ma noi possiamo cercare di capirci qualcosa intanto con questi, a meno che non facciamo sto corso in russo, la carta del mondo sarebbe da interpretare in negativo. Quindi la carta del mondo è apertura mentale, la carta del mondo è pronto al conoscere, essere cittadino del mondo, quindi essere capace di vivere ovunque, di relazionarsi con chiunque, avere la voglia di relazionarsi con chiunque. Se io avessi avuto la carta del mondo nella coda karmica sarebbe stata in negativo, quindi giudicante, mentalità chiusa, a disagio in certe situazioni dove appunto ci sta della diversità intorno a noi, va letta in negativo, ok? Questo era un esempio. Ma non solo si leggono singolarmente le tre energie della coda karmica, c'è una lettura unica dei tre numeri, perché ci sono proprio delle spiegazioni dei tre numeri che molto spesso capitano in più code karmiche tra la gente, perché si tratta di numeri che arrivano fino al 22, quindi ci sono persone che hanno la stessa coda karmica. Sì, siamo in tanti, ma siamo fondamentalmente calcolabili. E siamo tutti speciali a nostro modo, ma siamo calcolabili. Questa è la cosa che mi ha fatto aprire anche un po' gli occhi, nel senso che siamo veramente così pieni di sfaccettature che però ci riduciamo tutti ha diversi significati e tante volte ci ritroviamo in tante altre persone proprio per questo, perché c'è compatibilità proprio per questo. Tornando a questa coda karmica, ci sono delle energie che quando nasciamo ci portiamo dietro. Le code karmiche sono reminiscenze di energie che ci trasportiamo da vecchie vite. E se noi siamo tutti figli dei figli dei figli dei figli dei figli dei figli dei figli, vuoi che io energeticamente, dato che biologicamente arrivo da qualcuno, ok, in vecchie vite io sono già esistita, cioè siamo fatti tutti di energia, siamo energia che vibra e possiamo procreare, quindi abbiamo un DNA, tramandiamo qualcosa. Vuoi che io non mi sto portando dietro delle energie che devo sistemare, che devo capire per riuscire a vivere meglio in questa nuova vita? Ma non perché sia una legge, non che tu ti devi comportare bene perché deve essere così, semplicemente perché l'esistenza funziona perché è un equilibrio, altrimenti non sarebbe, niente esisterebbe se non ci fosse sia il bene che il male. La coda karmica da leggere è molto interessante perché vi può far capire
le vostre attitudini negative che in modo impulsivo escono fuori. Io mi conosco, so che ho delle tendenze negative a diverse cose, ok? A diversi comportamenti, a diversi modi di pensare, a diverse paure. E leggendo questa cosa ho capito perché. Per sistemarla, per cercare di rimediare, ripulire tutta la tua energia. Ovvio che non possiamo essere perfetti, non possiamo essere completamente divini, ok? È normale che in ognuno di noi ci sia un po' di nero ed è normale che in ognuno di noi muti qualcosa quando si va a sistemare un'altra cosa. Nella mia vita passata io ho sofferto, non so cosa avevo, ovviamente è la mia vita passata, non lo so, magari avevo qualche malformazione, magari avevo qualche malattia, magari comunque stavo male e la gente si è presa cura di me. In questa vita io, a seconda di questa coda karmica, devo ringraziare la vita di oggi, essere grata del fatto che sto bene, sono sana e aiutare il prossimo, che è una cosa che tra l'altro a me viene automatica, cioè sono una persona, a me piace un sacco vedere le persone felici, a me piace un sacco, è appagante per me fare del bene, che sia anche parlare, fare un discorso, aiutare, tenere sul morale a qualcuno, dare consigli o anche solo stargli vicino o fargli vivere il dolore per poi portarlo al, non so, alla luce, cercare di farlo comprendere, di farlo scavare in fondo, di fargli abbracciare anche i suoi demoni per poter risalire. Sono fatta così. Non tutti sono pronti a scavare dentro di sé, per questo anche questa matrice del destino dovete farla se siete pronti a scavare dentro di voi, se siete pronti ai vostri demoni. Questo è un problema. Come posso fare per migliorare? Come posso fare per... Adesso l'ho capito, cioè ti fa fare proprio dei click spirituali e mentali che sono pazzeschi. Vi dico, io pianto tutto il pomeriggio perché leggevo e piangevo. Quindi ho capito questa mia attinenza nel cercare di salvare l'insalvabile, che però è una cosa che avevo dentro, che la gente mi ha sempre cazziato dicendo: ah, ma basta Gloria, tu i casi umani, te cerchi sempre di aiutare tutti, che poi ovviamente non è che vado io ad aiutare, la gente si affeziona a me e io faccio l'amica, cioè per me è una roba normale, non è che ovviamente mi vado a cercare i casi umani, però se qualcuno si apre con me non sono ovviamente, non rimango impassibile, anzi la prendo a cuore questa cosa e cerco di aiutare se me lo permettono. Questa attinenza nell'essere così ho capito che è determinata anche dalla mia coda karmica, nel senso che so che ho questo compito in questa vita perché nella precedente sono stata aiutata, sono stata io ad essere stata aiutata, quindi ho capito anche perché rifiuto molto spesso l'aiuto materiale anche delle altre persone, sono molto... tendo spesso a non dire ho un problema perché non voglio che le persone mi aiutino a seconda di quel problema che io ho, anche se so che è una cosa che faccio io stessa con gli altri e che lo faccio con piacere, quindi so che gli altri lo fanno con piacere, ma non voglio essere, non in debito, non voglio che gli altri diano a me perché sono io che devo dare. Però è in negativo la coda karmica, quindi tante volte questa cosa mi porta a crogiolarmi nel dolore, ok? Mi porta giù, mi abbassa energeticamente, è una cosa che proprio mi riporta il mio demone, ok? Questo è il mio demone, il vittimismo spirituale che ho dentro mi ha fatto capire questo, questa coda karmica, che ho un vittimismo spirituale che non capisco e ad oggi dico wow, ecco perché. Ci sono persone, ad esempio, che hanno una coda karmica, io ho già guardato tipo anche quella di Amber Heard, ho guardato quelle dei personaggi famosi, pazzesco. Ci sono code karmiche anche molto più pesanti, che nelle vite precedenti di quel calcolo, di quella coda karmica, ad esempio, si è stati cattivi in modo osceno. Chi ha questa coda karmica si sforza per una vita tranquilla, un lavoro calmo e misurato, ma i piani vanno costantemente in pezzi, quindi quelle persone che continuano a provarci e non ci riescono, non riescono a fare quello che fanno e hanno magari anche diverse dipendenze o malattie, questo è per la coda karmica appunto, che dice che in una vita passata eri qualcosa che ha distrutto la vita delle persone come un comandante militare o inventato armi di distruzione di massa e ucciso molte anime. In questa vita bisogna essere utile alla massa, salvare le vite umane attraverso magari anche le professioni, quindi un chirurgo, uno psicologo, un coach o cose che comunque possono aiutare qualcuno. Ogni coda karmica può variare dal quadro completo che si ha e queste persone su TikTok hanno dato diverse spiegazioni di questi numeri per cercare di capirci qualcosa. Io qualcosa ci ho capito e non solo qualcosa, cioè una roba proprio profonda.
Io, ad esempio, ho avuto sofferenza fisica, ho paura della mia vita e del mio corpo. In una vita passata ho sofferto qualche malattia, ho avuto disabilità fisiche, cioè pazzesco! In questa vita io mi posso prendere cura dei malati gravi e il mio compito è aiutare le persone a accettare la loro malattia, non lasciarle perdere d'animo e sostenerle moralmente. Ma anche quello che faccio con voi è tutto scritto nella mia matrice. È tutto scritto! Cioè, è assurdo! Come vi dicevo, ai lati della matrice del destino ci sono dei numeri legati all'età. E quelle sono le energie di quel periodo, quindi cose che magari dovrete o avete affrontato e in quale tipo di energia vibravate. Sta a noi utilizzare quell'energia legata a quell'età nel bene o nel male. Noi però sappiamo che in quell'età vibriamo quell'energia. Io ho avuto un periodo che mi ha portato ad essere proprio molto triste, quasi bloccata con la mia vita. E non sono andata dallo psicologo, non posso dire di aver sofferto di depressione perché deve essere uno psicologo a dirlo. Io mi sento che non ne sono ancora completamente uscita, ho ancora un po' delle vibes un po' così, ecco. Diciamo che non è che ne esci. Una volta che tocchi il fondo e che lo vedi, sai cosa si prova ad avere quel mood, e quando ti capita un momento in cui sei in down hai l'ansia di ritornare in quella modalità di vita passiva, e io l'ho vissuta, e nella mia matrice del destino in quel periodo c'era proprio il numero dell'appeso, e l'appeso significa sosta, meditazione, dono di se stessi. Io ho vissuto quegli anni in questo mood, e subito dopo c'era l'energia della luna, e l'energia della luna è un'energia, appunto, si può leggere sia in negativo che in positivo, perché appunto è legata a come prendiamo quell'energia in quel periodo. Io in quel periodo non stavo bene, e quindi per me l'energia della luna ha influito negativamente, che in realtà però mi ha fatto fare un po' introspezione, e non è mai un male fare introspezione. Ovvio che poi bisogna utilizzare l'introspezione per rinascere come la fenice e non rimanere lì stagnante. E ad esempio la luna è potenza femminile ricettiva. Le parole chiave legate a questa carta sono notte, intuizione, femminilità, madre cosmica, sogno, ricettività, riflettere, mistero, attrazione, immaginazione, magnetismo, gestazione, follia, poesia, incertezza, fasi. E questa carta è stata proprio quel periodo, ve lo giuro, è stato anche il periodo più mistico della mia vita. È stato il periodo in cui mi sono messa tanto in dubbio spiritualmente e mentalmente, e pazzesco che sia scritto nella mia matrice del destino. Ho letto anche ovviamente le prossime cose che potrebbero succedere, le prossime energie che ho intorno a me, che potrò avere, e come sfruttarle al meglio, ed è molto interessante, vi giuro, è tanto interessante, vi fa fare, ripeto, tanta introspezione, ma dovrete essere pronti. E io adesso in questo video ho cercato di farvi capire che cos'è sta matrice del destino e come si può iniziare a leggere. Non vi attaccate a guardare troppi video su TikTok, perché alcuni ci stanno un po' marciando sopra, alcuni danno dei significati che boom, sono quelli, è quel numero, allora sei fatta così. No, ogni cosa cambia, e poi sapete che pur di diventare virali le persone si mettono a vendere anche il ghiaccio. Voi prendete le nozioni in giro e poi fate le vostre ricerchine, chiedete alle persone, insomma, queste ragazze qua, questa ragazza che vi ho consigliato, che è quella che mi ha dato più fiducia, tra l'altro penso che lo faccia proprio di mestiere, quindi se voi commissionate a lei pagandola la vostra matrice del destino, è un percorso molto lungo, perché lei leggerà tutti quei numeri, cercherà di capire anche la vostra vita, cercherà di interpretarla, ed è un lavorone, immagino. Io non l'ho mai fatto e vorrei troppo farlo, quindi sappiate che ci sono queste persone che lo fanno di lavoro, alla quale potete rivolgervi se volete saperne di più, se non avete voglia di imparare voi stessi. Io sono una persona curiosa in primis, quindi mi sono messa a leggere queste cose da sola, però ovviamente non vi nego che mi piacerebbe tanto farmela leggere da qualcuno, e niente, quindi questo è quello che ho capito io so chi sono.
quindi leggendola mi sono ritrovata e ho capito come interpretarla. Da lì poi ho letto anche Le matrici del destino delle persone a me vicine e ho capito tante altre cose, ho capito i comportamenti, ho capito le tendenze, ho capito i talenti, ho capito perché si sono comportate così, ho capito perché vibravamo in modo differente in quel periodo, perché aveva quell'energia e io ne avevo un'altra, perché le strade dovevano per forza andare in quel modo. Assurdo, perché ho delle dipendenze riguardanti personaggi che feriscono, perché dietro di me c'è una vita che ha sofferto e che quindi anche qua, un po' come si usa nella psicologia, c'è una personalità dipendente da questo tipo di personaggi. Vi giuro, unisce psiche, corpo e anima. È pazzesca la matrice del destino, pazzesca. Fatemi sapere se volete che mi concentri su un argomento in particolare di questa cosa, se volete che ne parli ancora. Chiedetemi quello che volete, se avete capito qualcosa, so che ho parlato in modo un po' confusionario. Fatemi sapere appunto nei commenti. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Mua!